E con Francesca Fasolino, che è capolista della lista Vincere per Avellino, che sostiene il candidato a sindaco, il dottor Virgilio Cicalese. Francesca, tu ti trovi a questo punto dall'altra parte della barricata, da giornalista ti trovi ad essere aspirante consigliere comunale per Avellino. Da cosa nasce questo tuo impegno? Nasce sicuramente dalla necessità di porre fine allo stato di decadenza in cui la città di Avellino è crollata, soprattutto dopo l'ultima giunta comunale. L'ultima giunta comunale è stata sicuramente fallimentare, ma noi non possiamo addossare le colpe soltanto ai consiglieri uscenti e al sindaco anche uscente, ma le colpe di questa situazione drammatica che la città di Avellino vive sono da attribuire sicuramente a 20 anni di mala gestione derivante da una politica clientelare che sicuramente è da dimenticare, ed è per combattere questo stato di cose che ho deciso di scendere in campo. Appunto, come si sottolineava prima, sto dall'altra parte della barricata, conosco il problema in quanto giornalista, quindi figura che approfondisce queste problematiche cittadine, e ho deciso, conoscendo queste problematiche, di scendere in campo per risolverle. Abbiamo avuto già modo di parlare con il dottore Cicalese, le liste a supporto di Cicalese sono piene di tante figure professionali ma anche di tanti giovani. Ecco, quanto sarà importante l'apporto appunto dei giovani candidati per Cicalese? L'apporto dei giovani candidati è necessario perché i giovani comportano fervore, portano effervescenza, e soprattutto i giovani sono le figure che rispecchiano poi questa cultura del 2.0, che è uno dei perni, dei punti fondamentali del programma promosso dal nostro candidato sindaco, e al quale noi assicuriamo il massimo sostegno, perché riteniamo che la sua attenzione al mondo giovanile è tale da meritare l'insediamento successivamente in consiglio comunale.